Pace andato via, buongiorno e così sia, buongiorno e così sia. Addio sacra corona, fini la monarchia, fini la monarchia. Perché si è rotto il canapo che ci legava al piede. Perché si è rotto il canapo che ci legava al piede. Sono allegro oggi. Ovvio, sono allegro. Sai il vecchio Magnese ha cominciato a rompere i coglioni fino a mattina, voleva la cosa. Ragazzi, ma e non ne ammazza nessuno di Mugello, ce l'ho da fare. Oh, mamma mia, ci può essere da mangiare un po' di baccalà con la polenta? Sì, baccalà con la polenta. Che sono andato a comprargliene, tutto lì tranquillo, c'è la Susanna che cucina. La Susannina, a N di Susanne. Ti ho fatto le tigliose, Te lo mai raccontare, Andrea? Ascoltami. E ci fa meglio, se ti becca. Te lo mai raccontare? Allora, è bellino perché e fanno le puntate sulle donne maltrattate, no? La Susanna è sempre lì a guardare, anche se puntarci. Guarda, poverina, ti ha fatto lì, ti ha fatto là, io. Poi a un certo punto... Si ragiona, guarda le fotografie, allora si fanno vedere le fotografie, no? Di quando questa ella si presenta al pronto soccorso perché tutte donne, tutte stagnate, occhi gonfi, no? Bocche rotte. E gli fa, l'altro giorno, gli fa, ma abbi pazienza Susanna, per carità, ma che te ne ricordi quando tu mi tirasti? Allora, io ti ho tirato, Susanna. Che te ne ricordi di quando tu mi tirasti? Dice, tutto mi ha toccato. Allora sai, mi sono messo lì da una parte con calma e l'ho fatto ritornare alla memoria l'episodio dello schiaffo. Perché io trovo la Susanna, Allora, voglio la senza perché se la senza la si incazza, Ma mi si trova una legnata, ma più un discorso stupido proprio, non aveva senso proprio. Si leticava, ma se la vedi, guarda, c'era la fatina, era di già così. Si leticava, no? E questa le meridionale, no? Le metà toscana, la sua mamma era di Settimello. E lei, il suo babbo però, si chiamava Pionese, veniva da Melendugno, no? E lei, da brava, la Susanna l'ha preso tutti i caratteri di sua mamma, capito? Mescolato con le parti ottime o buone, per cui diciamo, siccome la mia socia era una sola, a un certo punto arriva e lei la Susanna non alza mai la voce, lei non fa casino, però se tu la fai incazzare e tu la pungi in vivo, lei la tira, cioè lei la dà, io l'ho vista tirare a della gente, ma in una maniera proprio, guarda, ne è un metro e mezzo, la diventa, dura come un sasso, no? E non c'è verso, la senti. E se lei mi ricordo, se la cambiassi per andare un sondone. E lei è gelosa, in questa cena c'era una che a lei la unica il pane, no? E no, l'aveva fatto di su, l'aveva brigato in tutte le maniere per vedere se non si andava, no? Poi non ce la stava verso, ce la toccava andare. E io gli dico, ma io scherzavo, gli facevo quattusini, vabbè Susanna, gli facevo, guarda di mi toccherà dargli due pacche a questa, cioè lei. A un certo punto ero lì, lui sul letto non finiva mi calzoni così, a sedere sul letto. Me la vedo con la coda dell'occhio arrivare, fa un tempo a fare così, la marriva con quella manina dura come un sasso, pa! E mi figlia qui, pa! Vedi le stelle, no? La mi chiuse l'occhio, qui, mi cominciò a fischiare l'orecchio, che io la guardo e questa la cominciò a darmi, allora mi decidi, levami i calzoni, no? Mi riuscite, levami i calzoni. Poi non sapevi che fare, perché se gli do un cazzotto la sacrifico. Allora non sapevi che fare, no? La fressi così, proprio, la fressi di lei era per le vestia, la fressi così. E mentre la pigliavo, lei si evitava con le manine, no? Poi non lo sai a questa maniera, con caso non sapevo dove buttarla. Alla fine, pum, la battei sul letto, la rimbalzò tre o quattro volte, e poi dopo la cominciò a ridere. Ma la maledetta, una legnata, se me ne ricordo, mi fischia sempre gli orecchi. Lei è veramente figliosa, ragazzi.
Vai! Addio sacra corona, finì la monarchia, finì la monarchia. Questa è Mania, il demone femminile del fato. Oggi c'è anche l'8 marzo. La Susanna però è un genio, eh. Ieri sera gli dissi, ma Susanna, che vuoi andare da qualche parte l'8 marzo, no? E guardò come dire, poverate, posso andare a rompermi i coglioni a giro per l'8 marzo. La donna veramente è forte, sono proprio contento. Poi la fa da mangiare in una maniera, a parte il fatto che a me la mi calma ancora come il primo giorno, però la fa da mangiare, proprio è diventata una cosa, sarà perché gli è riuscito di trovare la l'alchimia quella per accontentarmi nelle più sottili. È un discorso un po' difficile da fare, perché uno crede di... Guardi che fa poca il pirla, eh? Guardi fa poca il pirla, socchettino. Ah. E profumati. Senti, baccalà con la polenta, senti. Ah, mandala a sentire.